ascoltate. Sono stato buttato in questo mondo, in mezzo a voi, come voi. Non ho domande né risposte. Il cielo è limpido mentre guardo il cielo azzurro. Non ho grandi problemi, ma solo demoni attaccati come bestie sulla mia schiena, instancabili. Quello solo per dirvi che ho deciso. Oggi è il giorno in cui ho deciso ciò che senza scelta mi è stato donato. La mia vita per mia scelta, oggi ne porrò fine. Oggi è il giorno in cui mi suiciderò. Sette. Stai più culo che hanno. Cinque. Due. Comunque insieme adesso, se domani devo andare. Quattro. Per solo. Faccio le bocche. Mi sono andate alle otto. Ho detto che viene a passare per l'esame da mesi. No. Buongiorno Luigi. Succo ad ananas, per favore. Buongiorno, eh. Vatti pure a sedere, te lo porto io. Grazie Luigi. Dai, dai. Da te, eh. Grazie. Prego, prego. Allora, ancora.
Hai letto, Luigi? Questa notte hanno trovato 6 persone morte. Sì, ho letto. Mi hanno detto che sono state uccisioni un po' violente, ma hanno trovato i corpi smembrati e distrutti. Non capiscono però una cosa. E che cosa? Non capisco come possa essere stato un essere umano a ridurli così. Sembra che sia stato piuttosto un animale a ucciderli. Speriamo comunque che la risolvano, ma non mi sento tranquillo, soprattutto perché è successo in questa zona. Ma tralasciamo il macabro. Vedo che sei libero. Sì, oggi è giornata libera. Ti trovi a dubitare un po'? Almeno ci proviamo. Giusto, giusto. Posso? Prego. Si è cambiato l'acqua. Ora io faccio scuola. Non sempre la paura. Dove sei? Sono al bar. Sono passata da casa per farti una sorpresa. E cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Che ti dispiace? Che vorresti essere qua con me? Sono stufa di te. Vaffanculo! Ma vaffanculo tu, hai capito? Vaffanculo, stronza. Mi senti? Fra, mi senti? Fra. Tutto bene? Sì, tutto bene. No, anzi, no, sono stufo, cazzo. Non ne posso più. Sento maledettamente soffocare il lavoro, Francesca. Dio, non ne posso più. Dai, buttati su. È qualcosa di ridato. Ciao Luigi, buon lavoro. Ciao e grazie. Jack. Posso far qualcosa per te? Salve, ero solo curioso. Ho visto la saracinesca abbassata, non volevo disturbare. La saracinesca è abbassata per selezionare. Chi è coraggioso o chi non è curioso non si affaccia. Quindi è solo una selezione? Sì. Come va la giornata? Ma solite giornate, solite persone. Sai che c'è? Che oggi forse sono io a essere un po' diverso. Ma vieni dentro. Grazie. Cosa c'è che non va? Mi ritrovo sempre in situazioni assurde, d'improvviso. Nel senso che, senza accorgermi, capitano sempre cose strane. Che vuoi dire? L'altra sera, mentre bevevo in un locale, mi si avvicina una donna. Rimane a lungo a fissarmi. Ti aspetto a fari spenti e tu a denti stretti giù. Un po' mi chiede se avevo voglia di andare su da lei a guardarla mentre si faceva la doccia. Che richiesta! Eh sì, io non giudico.
E alla fine le ho detto, ma sì, perché no, cazzo? Sono fidanzato, lo so, ma che cavolo, non ci eravamo nemmeno presentati. Allora la seguo, abitava proprio davanti a quel locale. Salgo le scale, entro in casa, ma appena entro mi trovo un uomo mezzo nudo sul divano. E chi era? Era quel suo fottuto ragazzo. Lui si alza e si presenta. Lei tranquillamente però si dirige verso il bagno. E cosa hai fatto? Inizialmente volevo schizzare via come un proiettile, ma poi quando ho visto quell'uomo rimettersi a sedere sul divano, ho deciso di rimanere. E coraggioso. Sì, mi sono fermato a parlare lì un po' con lui. Poi però la porta del bagno è rimasta aperta. Dovevi vedere amico, lei ha iniziato a spogliarsi. Aveva un corpo e una bella ambrata. E poi che è successo? Poi il suo ragazzo è venuto a chiedermi se volevo andare a letto con lei, con la sua donna, capisci? Lo stronzo voleva guardare mentre mi scopavo la sua donna. E tu cosa hai fatto? Me ne sono andato, un po' perché mi sentivo in torto nei confronti di Francesca. Poi allora sono tornato in quel locale e mi sono bevuto quasi mezza bottiglia per dimenticare quei due matti. Quanto è strana certa gente. Per me nessuno è strano. Le persone non sono strane. È che ognuno fa quello che gli dice la sua testa. Hai ragione, amico. A proposito, tu che cosa fai qui di bello? Sono un sarto. Ah, quindi cuci vestiti? Una specie. In realtà creo vestiti. Ah, metti assieme delle stoffe? Non proprio. Vedi, io scelgo attentamente i tessuti. Creo un modello e lo adeguo, lo curo, lo sviluppo fino a raggiungere l'idea che avevo nella mia testa. Ma a cosa serve? Intanto le persone seguono solo le mode. È proprio qui il motivo. Purtroppo, non tutte le persone come noi sono dei capolavori. E quindi? E quindi, chi non è un capolavoro deve per forza indossarne uno. Non l'avevo mai pensata così. Fantastico! Io invece sono un assicuratore. O meglio, vendo polizze sulla vita. E ti piace? Ma no, cazzo. Mio padre faceva questo lavoro, io adesso faccio lo stesso lavoro che faceva lui. Potevi cambiare? Ma che ne so, sì, avrei potuto, ma la vita va come deve andare. Nella vita sei libero di fare le tue scelte, in qualsiasi momento. No, non credo. Si nasce, si muore e quello che c'è in mezzo è solo merda. Sta a te la scelta di cosa fare della tua vita. Ma sono tutte stronzate. Ma è quello che Dio di più importante ci ha donato. Ma no, senti, se siamo qui a parlare di Dio, religione o d'altro, hai sbagliato persona. Perché? Non credi in Dio? Ma sono tutte stronzate. In che senso? Ma nel senso che Dio non esiste. La gente non sa a chi dare le colpe di quello che succede. E poi, se esistesse veramente, non accadrebbero certe cose. Ma perché Dio ha dato il libero arbitrio a tutti. È troppo facile così. E allora perché non si fa vedere? Ci ha mandato suo figlio, che per l'uomo si è sacrificato. Ma io non lo vedo, non l'ho mai visto. Ancora che si presentasse. E cosa dovrebbe dirti? Ma che cazzo ne so, non so almeno piacere, sono tuo padre. E cosa gli chiederesti? Qual è il tuo più grande desiderio? Vorresti soldi? Donne? No, quello no, non mi interessa. Sono già stato sposato, divorziato, adesso sono fidanzato con una donna che detesto. Vorresti chiedergli di rivedere i tuoi figli? Ma tu che cosa ne sai dei miei figli? Poi no, a loro non importa un cazzo di me. Ecco, sì. Vorrei che l'ultimo giorno di questa stramaledetta vita Dio venisse giù e mi dicesse: oggi è l'ultimo giorno che passerai su questa terra. Sì, l'ultimo giorno. E poi cosa faresti? E poi mi godrei beatamente ogni minuto di quello stramaledetto giorno. E perché non ti sei goduto ogni minuto della tua vita? Ma non so, non ci ho mai pensato. Mi sono trascinato in mezzo a tutte le ore della mia vita. Ho lasciato andare le cose così come dovevano andare. Principalmente ho guardato gli altri. Sai, casa, lavoro, matrimonio, figli. Ho fatto quello che fanno tutti. Ho seguito la rotta che seguivano tutti. Non dovresti pentirti di ciò che hai fatto. Ma che cazzo ne so, ma chi sei tu poi, amico? Ma chi cazzo ti ha chiesto niente? Me l'hai ma... chiesto tu. Io? Che cosa ti avrei chiesto? Che cazzo ti avrei chiesto? Va bene, va bene. Un'ultima cosa, però. Cosa? Ciò che mi hai chiesto. Goditi questo giorno, figlio mio. Thank you.
spendendo così tanti soldi? Perché sono rassegnato, non ne posso più. In cosa sei rassegnato? Non ne posso più. Di cosa? Della vita, ho fatto del mio meglio, ho comprato una casa, ho creato una famiglia, ho avuto dei figli. Ma sento che questo alla vita non basta. Bisogna rassegnarsi alla vita, bisogna accettare quello che arriva così come viene, senza farsi tante domande. Ma io non ci riesco, io voglio dare un senso alla mia vita, voglio dare un senso alle cose che faccio. Cercare di rispettare quelle promesse che ci si faceva da bambini, sai, a quel io domani riuscirò a fare questo, a diventare quello. Sognare la vita, dare un senso alla mia esistenza, anche se questo lo sta rendendo triste ed ansioso. Se potessi morire e rinascere, vorrei essere una sciampista credente in Dio. Proprio questo, mio caro, il problema. Bisogna riuscire ad accettare la realtà. Bisogna riuscire ad accettare che la vita non ha scopo e che non ha alcun senso. Ma cosa ci si guadagna da tutto questo? Così vivrai felice. Ma ascolta, tieni i soldi. Mi sembri il tipo del bar. Arrivederci. Arrivederci a te, caro mio. E voi? Da dove arrivate con questi zaini? Dai boschi? No, signore. E allora da dove? Siamo dei pellegrini. E cosa fanno i pellegrini? Seguono un percorso a piedi fino alla meta. E per quale motivo? Ah, forse ho capito, tipo il Cammino di Santiago. Esatto. E siete così religiosi da scegliere di camminare così a lungo? No, non siamo religiosi. E allora se non siete religiosi, per quale motivo avete fatto questa scelta? Camminare così a lungo ti permette di rincontrare te stesso. No, a me non piace camminare. È un peccato. Camminare è un percorso di guarigione. Ti salva la mente dalla vita. E se ti salva dalla vita, tanto è certo ti può salvare anche dalla morte. Oh, ma io tutto il giorno che cammino, come fa a salvarmela dalla morte? Te la rende solo un po' più dolce. Ah, allora è solo un inganno. Mi dispiace, a questa domanda solo tu puoi trovare una risposta. Mi dispiace, dobbiamo andare. E dove andate? Non importa. L'importante è andare. Saluto. Buon cammino. Salve, salve Silvia, un toast e un bicchiere d'acqua gassata, anzi no, un calice di vino bianco mosso, grazie. Prego. Grazie.
così ci facciamo la spaghetti. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberata. Benedite con me il Signore, potente la sua misericordia nei secoli. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberata. L'uomo là fuori ha detto qualcosa all'orecchio. Sì, esatto. E scusi, che cosa le ha detto? Qualcosa di strano. E di che genere? Che lui la notte si trasforma in un cavallo. È strano, però. E in che senso? Ieri mi è successa la stessa cosa, no? Incontro quest'uomo, lo vedo, si avvicina e mi bisbiglia. E a lei che cosa ha detto? Mi ha detto, il cavallo ucciderà questa sera ancora e ancora. E nessuno può fermare il cavallo, perché lui sa quello che vuole. Non capisco. Anche se ho letto che alcune persone sono state trovate uccise da un grosso animale. No, ma non ha senso. Sì, bisognerebbe stare attenti. E comunque è piacere. Paola, piacere. Lei è di qua, della zona? Sì, ma io ti ho già visto in giro in questi giorni. Ah, può essere, io sono un assicuratore. Ah, allora è per questo che hai la faccia sempre così triste. No, è quando comprendi la verità che la tua vita ti sembra ferma. Ma in che senso ferma? Lavori, no? Poi sempre l'uomo. Vede, sento che lo scorrere di tutto ciò che mi appartiene si sia fermato. Non capisco.
Sento un fantino che frusta il suo cavallo per andare più veloce. Lo frusta con tutta la forza che ha in corpo. Le mani gli fanno male da quanta energia e impegno ci mette. Lo frusta fortissimo. Vuole andare più veloce. Poi si accorge alla fine di essere fermo al solito posto. Forse perché il cavallo è morto. Senti, io adesso devo andare perché è tardi. Però guarda, sappi che ti stai sbagliando. Perché mi starei sbagliando, mi scusi? Perché tu pensi che sia un cavallo, cerchi di addomesticarlo e lui si finge morto. E perché si finge morto? Perché sa che non sei un fantino. Sei solo uno dei tanti prodotti di questa società. Ti interessa solo apparire, ti circondi di cose, anche costose, solo per sentirti migliore degli altri, senza considerare il fatto che è il tempo l'unico dono prezioso da possedere. Ma il mio lavoro mi permette di comprare quelle cose. Ma sì, ma cosa te ne fai di una bella macchina o di cose costose se poi queste stesse cose ti richiedono giornate intere di lavoro o tempo sottratto ai tuoi affetti? Le cose che possiedi non ti renderanno migliore degli altri. Allora, non sarebbe forse meglio così passare più tempo con le persone che ami? E per cosa poi? Per una bella casa? Per delle vacanze una o due volte l'anno? Quando smetterai di voler essere figura retorica? Quando smetterai di bramare un'etichetta da parte di questa società? Ecco che allora diventerai ciò che sei. Che cosa? Un fantino? No. Un essere umano. Semplicemente un essere umano. Un essere umano, semplicemente un essere umano. Hai bisogno di qualcosa? No, perdonami. E allora che cosa vuoi? Ti stavo guardando e ho notato che fissavi quella coppia. Poi a un certo momento hai chiuso gli occhi. Brutti pensieri? No. Boh, forse li invidio un po'. Che cos'è che invidi? Non lo so. Tieni, fuma una sigaretta. Grazie. Fumi con me? No, grazie, io non fumo. E allora perché le sigarette? Servono a ricordarmi che ho smesso di fumare. Certo che sei strano, eh.
Che cosa guardavi allora? Guardavo questi due ragazzi, la loro passione. Li invidi? Forse. Che cosa pensi dell'amore? Oh, dell'amore? Non lo so. Forse non ci credo nemmeno più. Mi sento addestrato all'amore. Addestrato all'amore? E perché? Perché vedi, fin da piccoli guardiamo film e leggiamo storie dove un uomo deve conquistare la sua amata. E la deve conquistare con un gesto, con un grande gesto. E lei diventerà sua per sempre. Il problema, lo sai qual è? Che non ti raccontano mai il resto della storia. L'amore è solo una bugia. Viene bramato, cercato dalla maggior parte delle persone. Si sentono felici soltanto quando hanno la certezza di avere qualcuno al loro fianco. Pronto. Per un periodo di tempo limitato. Pronto ad ascoltare i loro problemi. Lo usano come un cesso. L'amore è una cosa così bella, ma non capisco perché produce così tanta sofferenza. Ma questo è quello che pensi veramente? Oh, forse. In realtà penso che se ci potessimo fare del sesso orale da soli, il mondo sarebbe un posto migliore. Buona giornata. Buona giornata anche a lei. Ci dobbiamo andare per forza. Cioè, io te l'ho detto, gliel'abbiamo detto, è andata così, cioè ci dobbiamo andare per forza. Non è che possiamo fare come vuoi te. Mi dici sempre quello che devo fare, ma va. Io ti dico quello che devi fare. Tu fai sempre di testa tua. Ma se tendi sempre a criticarmi o a rispondermi ogni volta che faccio qualcosa. Ma cosa dici? Ma se fai tu sempre di testa tua, sempre. Ma se anche questo stupido viaggio l'ho fatto solo perché me l'hai detto tu, ah sì? Non volevi venire anche tu? Sì, ma non così, tu mi ci hai trascinato come col solito, mi manina. Ma non è vero, ma cosa dici? Sì che è vero. E sai come finirà? Finirà che appena sarò diventato esattamente come dici te, come ti piace, come ti illudi che io sia, allora mi lascerai dicendomi che sono cambiato. E lì ciao, passerai al prossimo fidanzato da trasformare e lasciare anche lui. Sei ingiusto a dire così. Non sono ingiusto, sono sincero. Basta, io non voglio più parlarti. Bene. Ragazzi, dai. State facendo questo viaggio insieme. E sei tu l'uomo, devi essere capace di capire quando lei ha bisogno di te. Sono stanco. Ma allora sarei stanco di ogni donna su questa terra. Tutte le donne dentro hanno la missione di cambiare un uomo. Avete mai letto Il Barone Rampante? No. Nel libro il protagonista è Cosimo. Cosimo un giorno ha una discussione con il padre, esce di casa, sale su un albero e si impunta. Cioè dice al padre che non scenderà mai più. Fa questa scelta, una scelta importante che lo accompagnerà per tutta la vita. Un giorno, mentre sta girando di albero in albero, entra in un giardino dove su un'altalena si sta dondolando una bellissima ragazza, Viola. I due si innamorano all'istante, parlano di tutto fino a quando Viola non viene a conoscenza del fatto che Cosimo non vuole più scendere dall'albero, che addirittura è una scelta di vita. A quel punto cosa decide di fare? Cerca in tutti i modi di far scendere Cosimo. Prima con una manipolazione di sfida, ma lui si rifiuta lo stesso di scendere. Poi addirittura con l'inganno, muovendo l'altalena, cerca di farlo cadere, ma lui rimane sempre ben saldo al suo albero. Vedi? Viola ha cercato in tutti i modi di cambiarlo, di sfidarlo, ma Cosimo non ha ceduto. Infatti, tant'è vero che dopo anni i due si rincontrano, lei a cavallo, e lei prima rimane immensamente stupita del fatto che lui non è mai sceso. E poi per questo si innamora follemente di lui. Perciò è vero che loro cercano di cambiarci, ma sta a noi non scendere mai da quell'albero. Avete capito, ragazzi? Penso che dovresti impiccarti già a quell'albero. Andiamo, amore. Andiamo. Thank you.
Mi scusi? Mi dica. Perché raccoglie quelle foglie? Non capisco. Cosa non capisci? Mi sembra un gesto così strano, qualcosa di folle. Non è folle, sai, caro. Comunque piacere, Simonetta Cattaneo. Piacere? Ma comunque perché lo sta facendo? Non c'è un vero motivo. Devo pure in qualche modo riempire i miei vuoti. Quali vuoti? Una casa, dei nipoti, non so, che lavoro faceva? Appunto. Vedi cos'è successo da quando sono nata? Cosa? Nulla. Vedi, se guardo la foto del mio matrimonio, quello che vedo è il nulla. Una delle cose peggiori che puoi fare a una donna è quella di farla diventare una moglie. Ma allora non è stata felice. Ho solo riempito i miei vuoti. E ora che mio marito è morto e i miei figli si sono dimenticati di me, ho trovato un qualcosa da fare. Raccogliere foglie. Mi scusi, mi sembra un gesto così stupido. Caro, tu ti senti al di sopra di questo? Ricordati sempre che Marco Aurelio aveva un servo il cui compito era di sussurrargli all'orecchio: sei solo un uomo, sei solo un uomo, quando veniva acclamato dalla folla. Mi scusi. Devi pensare, c'è gente che per sfuggire alla tirannia della famiglia e del quotidiano è disposta tutte le sere a portare fuori un cane e vederlo pisciare, capisci? Dopo cena, meglio guardare un cane pisciare che ascoltare i propri figli o risolvere i problemi con la moglie. Ma magari loro vogliono bene a quel cane, magari abitano in un appartamento. È quando il cane diviene un pretesto. Un pretesto per cosa? Per non affrontare i problemi. Si fa prima a far finta di niente. Le persone hanno paura di smuovere un quotidiano ripetitivo. Hanno paura di quello che possono trovare dall'altra parte. Ah, non l'avevo mai vista così. Tu che quotidiano hai? L'hai riempito con le classiche 8 ore di lavoro. Sei nell'ingranaggio, caro mio? Direi di sì. Caro mio... Come si dice, nella vita si raccoglie ciò che si semina. Io ora raccolgo semplicemente foglie secche. Mi dispiace. Dispiace di cosa? È vero che ora raccolgo solo foglie secche, ma perché in realtà nella vita ho piantato grandi alberi. Tu cosa hai fatto? Quali alberi hai piantato? Ma direi nessuno. Nessuno, appunto. Inizi a piantare qualcosa, altrimenti, se continui a fare come gli altri, non potrai nemmeno raccogliere delle foglie secche. Buona giornata, caro. Buona giornata anche a lei. Arrivederci.
cosa sta facendo, signore? Cammino senza toccare le linee. E perché, signore, non deve toccare le linee? Perché è pericoloso. E perché è pericoloso, signore? Perché se le tocchi, se tocco quelle linee, potrei morire. Signore, io non voglio che lei muoia. Carlotta? Zia, zia! Dimmi, amore, dimmi. Hai visto quell'uomo? No, quale uomo? L'uomo delle linee. Ora che ha toccato la linea col piede, quel signore morirà. Ma quale uomo delle linee, Carlotta? Io non ho visto nessuno. Quello che dice che non vanno toccate, altrimenti si muore. Ma non credere a queste cavolate, Carlotta. Ma se il pavimento ha le linee vicine, come facciamo, via? E se fosse un bel mosaico, Carlotta? Dai, su, andiamo, dai. Trovare il senso del dolore. Trovare il senso del dolore. Come sta andando la pesca oggi? Ah, mi scusi, volevo sapere solo come andava la faccenda. No, lasci stare, lasci stare. Sono io che mi devo far perdonare. Ma è tutta la settimana che non pesco nulla, nulla. Ma allora perché continua a farlo? Non si è stancato? Però finché non avrò successo. È per mangiare il pesce? No, solo per il successo. Ma chi la vedrà? Cosa le importa? Non c'è nessuno che la sta guardando. Guardi un po' quella donna laggiù, incinta, vede? I suoi amici si fermano per congratularsi con lei, ma nessuno le pone la domanda per quante volte è stata fottuta prima di arrivare al successo. Per lei allora le persone si avvicinano solamente quando raggiungono il successo? Esattamente. Oh, accidenti! Ha bucato! Mi dia il retino, per favore! Il retino! Mi dispiace, devo andare. Il retino! Le piacciono questi quadri? Salve. Sì, sono molto belli. Non conoscevo questo posto. È un posto bellissimo. Mi affascina. Deve stare attento. E perché? Queste persone stanno esorcizzando il loro dolore interiore. Stanno uccidendo la tigre. Trasformano il dolore in bellezza. Lei soffre? Sto cercando di dare un volto al dolore. Deve smetterla di cercare un senso. Certe volte il dolore mi sovrasta, mi immerge, mi fa sentire impotente. Il dolore è come un parente che d'improvviso suona alla mia porta. È un ospite inatteso, ingombrante. Il dolore è l'interruzione della mia spensieratezza nelle giornate felici. Ci sono giorni che vorrei spegnerlo, ma non ce la faccio. Vorrei urlarlo agli amici, alla mia compagna, al cielo intero. Ma dalla mia gola escono solo parole strozzate. Posso darti un consiglio? Certamente. Impara a dimenticare. Thank you.
Eclatante il sogno, eclatante la notte buia come una bagnata, eclatante nell'applauso e nell'eco dell'applauso, eclatante dorato che accita le scolarette dell'università della vita, eclatante della vita, del dolore, eclatante l'individuo zigrinante sul parapetto d'una finestra schiava d'eternità. Eclatante l'amante e il marito osservatore, eclatante televisione di stupro quotidiano, stupro del tempo di chi osserva seduto come tricheco su divani di eterno tempo sprecato. Eclatante la fiducia di compagni con anime da Ponzio Pilato. Eclatante tu, nuda sul mio letto, nuda nell'eterna eccitazione del mio c***o. Eclatante il c***o nella perversa eccitante crescita. Eclatante pioggia, eclatante anima, eclatante il santo, eclatante cupola millenaria. Tu, eclatante, io, eclatante noi, bramosi esseri eccitati, eclatante civiltà. Ginocchia a terra, sguardo al cielo, in eclatanti preghiere di... Eclatante il sesso... in propagazioni vocali notturne. Oddio. Oh sì. Oddio. Oh sì. Oddio. Mio Dio, sì. Eclatanti. Eclatanti. Del. Eclatante. Del piacere, eclatante il sesso, eclatante il corpo nudo, in orgasmi mattutini. È il più grande ateo! Mi scusi, ha visto dove è finita quella donna? Quale donna? Quella donna che era qua, che stava girando sulla giostra. Non ho visto nessuna donna, mi spiace. Ah, va bene, grazie. Questa è solo una giostra. Lo so. Lo sa che tutti non si fermano alla fine della corsa? C'è chi scende prima, per la delusione che li immerge. Sa qual è il momento più triste per un bambino? Quando è sulla corsa? Quando lo si ferma. No! Il momento più triste... è
quando la giostra sta rallentando. E il gettone pagato è finito. E vorrebbe tornare indietro nel tempo, anche per pochi secondi, per vivere quel momento su quel cavallo di plastica. Arrivederci. Arrivederci, signore. Aspetta, chi sei? Oggi ti sposi? No, non arriverà mai quel giorno. E allora scusa, perché sei vestita da sposa? Perché serve a ricordare alle persone, ai ragazzi, agli uomini, di trattare le donne come nel giorno del matrimonio. Come delle spose? No, come esseri umani. Perché prima di tutto siamo questo. Siamo madri, siamo mogli, siamo lavoratrici, ma in primis siamo donne. Donne? Esatto, donne. Buona passeggiata. Thank you.
E lei chi è? Una suora. Non lo vedi? Ti ho visto salire dalla mia finestrella mentre salivi per le scale. E cosa fa? Lavoro qui. Ah sì? Lavora qui nella chiesa? In realtà mi occupo di editoria. E che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che collaboro con la casa editrice e gli autori fedeli. Riesce persino a farmi ridere. Meno male, ma piuttosto dimmi, tu cosa stai facendo? Se ne vada, non sono cose per lei. Mi sembri in una situazione piuttosto precaria, ma sai, figliolo, suicidarsi è peccato. Peccato verso chi? Verso di lui. Vede, sorella, ho sempre pensato che se Dio esistesse veramente, è da quando sono nato che mi guarda ridendo. E allora se non vuole che mi uccida gettandomi nel vuoto, perché non fa qualcosa per impedirlo? Non so, una mano almeno nei momenti difficili. Ma lui c'è sempre. Dove? Dove c'è sempre? Perché non fa qualcosa per impedire di ammazzarmi? Ah, figliolo, forse non te ne sei accorto, ma già lo sta facendo. Come? Cosa sta facendo? Non vedo un grande aiuto da parte del nostro amico eterno. Non so, un segno almeno. Sono io il segno. Vedi, lui ha mandato me per impedirti di saltare attraverso il mio conforto. Ma dimmi, perché ti vuoi buttare? Io ti posso ascoltare. Vede, sorella, io amo follemente la vita, ma il dolore è troppo forte. Devo fare qualcosa per spegnerlo, per farlo andare via. Mi dispiace, caro, ma il suicidio non è la soluzione. Vedi, lui ci dà sempre una scelta e questa non è la scelta giusta. E allora mi risponda a questo. Se io dovessi saltare, quindi morire, sono stato io che ho scelto di porre fine alla mia vita o è Dio che ha voluto questo? Ha voluto la fine della mia vita attraverso il mio suicidio. Chi sta scegliendo? Io o Dio? Sorella, ma chi sta pregando adesso? Dio o me? Sorella! Dimmi, caro! Io ti prego, Dio! Allora... Dio mi ha ascoltata. No, sorella. Sono io che ho scelto di tornare dalla mia famiglia. Figliolo! Dimmi, come ti chiami? Ernesto. Resisto poco mentre qui non c'è più un Dio, ma solo io. Fumo l'ultima così, seduto qui col vino. Mi piace cadere ancora nelle tue bugie. Faccio un bel respiro e guardo giù, non ci sei più. A volte non mi basta calpestare un fiore per sentire meno quel dolore. Guardo l'orologio e penso sempre alle stesse cose di allora e rido come se bastassi te, come se dentro le scarpe. Vado via lungo le strade in centro. Vorrei chiamarti, ma lo so che sarebbe tutto uguale a ieri. Ti giuro che ci ho provato più di chiunque altro. Non capisci quanto
sia pesante questa monotonia. A volte non mi basta calpestare.